tempo di grazia dall'8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016 per sperimentare la misericordia di Dio che va incontro a tutti con il volto del Padre che accoglie e perdona, dimenticando completamente il peccato commesso. Lo scrive Papa Francesco in una lettera con la quale si concede l'indulgenza in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia. Nella missiva, indirizzata a Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, il Pontefice concede inoltre a tutti i sacerdoti del mondo la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono. Con noi il penitenziere vaticano padre Edi Brentari, che tante ore trascorre nei confessionali della Basilica di San Pietro a contatto con i turbamenti del cuore umano. Questo senso della misericordia e comprensione io l'ho sempre avvertito nella mia vita di sacerdote, ma oserei dire soprattutto da quando mi trovo qui in Vaticano, esattamente saranno 2 anni il 4 ottobre, perché ho avvertito in me quanto di bene tu puoi fare alle persone che soffrono, direi soprattutto che soffrono moralmente, spiritualmente e aggiungo anche materialmente. Materialmente non è facile dare certe risposte perché diventa un discorso un po' di vita quotidiana, reale indubbiamente, ma ci sono delle sofferenze morali che ti aiutano e ti stimolano veramente a capire la mentalità, il modo di vivere, le esigenze dell'uomo d'oggi. E tu, sacerdote, per di più francescano, puoi essere di aiuto. Ecco, la parola indulgenza, dal latino indulgere, significa accostarsi ulteriormente all'uomo con un atteggiamento di vera umanità. Papa Bergoglio pensa anche agli ammalati, alle persone anziane sole, così come ai carcerati, auspicando una grande amnistia destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell'ingiustizia compiuta. Nella lettera trovano posto anche i sacerdoti della Fraternità San Pio X, ai quali per l'anno giubilare viene accordata la validità del sacramento della confessione da loro amministrato. Il perdono di Dio a chiunque è pentito, si legge ancora, non può essere negato. Sentirsi capite e amate. Cosa voglio dire capite? Ascoltare, dare tempo a loro, perché la società al di fuori della Chiesa non ha tempo di ascoltarti, deve sempre correre, domani ma viene un altro momento. Entrare in una chiesa significa trovare un uomo, in questo caso sacerdote, che ti dona tempo, che sa perdere tempo per te, che in questo momento ti rivolgi al Signore attraverso la mia persona, questa persona che adesso hai trovato, poteva essere un'altra anche indubbiamente. Penso che oggi, trovandoci un po' in questa confusione, smarrimento, ecco, anche a livello delle volte di fede e di morale, questa misericordia, che significa poi rivolgere il cuore ai miseri, ai sofferenti, sia un momento forte e significativo per avvicinare l'uomo.